Quello che voglio mostrarvi oggi è come fare per iniziare una copertina ai ferri rotonda partendo dal centro, lavorando quindi le prime poche maglie iniziali con un gioco di ferri. Gioco di ferri a doppia punta, è composto da 5 pezzi e con questi inizieremo la nostra lavorazione. Per la nostra copertina rotonda partiremo montando 8 maglie. Allora, per praticità, io lavoro un primo giro a diritto. Ora possiamo passare a dividere le maglie su altri 3 ferri. Quindi spostiamo le nostre maglie verso destra e facciamo scorrere i punti sul primo ferro a doppia punta. 1. Andiamo sul secondo. Altri 2 punti. Passiamo altri 2 punti su un terzo ferro e lasciamo gli ultimi 2 sul quarto. Per iniziare a lavorare, giriamo i nostri ferri senza far spostare il verso delle maglie, avendo l'inizio, quello dove abbiamo il filo da lavorare, sulla nostra destra, in questo modo, eccolo qui. Ora dobbiamo chiudere la nostra lavorazione e partire. In che modo lo facciamo? Lo facciamo utilizzando il quinto ferro del gioco. Allora, innanzitutto utilizziamo un piccolo marcapunti per marcare l'inizio del giro. Ecco, lo infiliamo direttamente alla maglia, sennò, essendo i ferri tutti divisi, lo perderemmo subito. Ora abbiamo detto che dobbiamo utilizzare il quinto ferro. Con il quinto ferro noi iniziamo a lavorare le prime 2 maglie che troviamo a sinistra. Quindi facciamo a diritto, infiliamo il nostro ferro per la lavorazione al dritto, prendiamo il filo che si trova sul ferro di sinistra, che è l'ultimo con le 2 maglie. Prendiamo il filo, questo serve solo per tenere i 2 punti in questo momento. Noi prendiamo il filo e andiamo a lavorare i 2 diritti con il quinto ferro. Cioè questo in pratica non lo dobbiamo utilizzare, dobbiamo solo prendere il filo che pende dal lavoro per unire il giro e iniziare la lavorazione. Quindi tiriamo un pochettino per stringere il cerchio e facciamo la nostra prima maglia al dritto. Una,
2. Passiamo i punti su questo ferro e utilizziamo l'altro che si è liberato per fare lo stesso lavoro sui punti successivi. Quindi, sempre prendendo il filo che troviamo sul ferro precedente, aggiustiamo i ferri nel modo in cui ci risulta meglio per lavorare e rifacciamo di nuovo due diritti. Uno e due. Quindi il ferro di sinistra si libera e le maglie lavorate rimangono sul ferro di destra. Lo lasciamo e ci prepariamo a lavorare le maglie del ferro di sinistra. Prendiamo il nostro filo. E iniziamo a lavorare le nostre maglie. Ripeto, ecco, fate sempre in modo di aggiustarvi con i ferri, perché soprattutto durante i primi giri in cui le magliette sono poche, questi vanno dove vogliono. Prima maglia al dritto, la seconda, caricate sul ferro di destra e liberiamo quello di sinistra che utilizzeremo per lavorare le ultime due maglie del giro. Infatti vedete, siamo arrivati alle due magliette dove abbiamo anche il marcapunti. Lo so che sembra un groviglio all'inizio, ma poi piano piano ci aggiustiamo. Questo è il ferro con le maglie lavorate. Noi lavoriamo con il ferro libero le due maglie rimaste del giro. Quindi prendiamo il filo che pende dall'ultimo ferro in cui abbiamo lavorato le due maglie, lo tiriamo un pochetto e ci lavoriamo la prima maglietta dell'ultimo ferro. Una e due. Spostiamo il marcapunti mettendolo sull'ultima maglia che abbiamo lavorato. Ecco qua, abbiamo fatto in pratica il primo giro. Passiamo al secondo giro della nostra copertina lavorando un diritto e un aumento. Allora prendiamo sempre il nostro quinto ferro, il filo con cui lavoriamo ovviamente è sulla nostra destra, facciamo il primo dritto, tiriamo sempre un pochettino di più quando facciamo l'unione del giro e facciamo insomma la nostra prima maglia a dritto. Dopodiché dobbiamo fare un aumento che magari in molti modelli in inglese trovate scritto M1, che vuol dire make one, quindi fate un punto in più, ed è lavorato in questo modo. Vedete, tra una maglia e l'altra abbiamo questo filo, lo solleviamo, lo posizioniamo sul ferro di sinistra e lo lavoriamo a diritto ritorto prendendolo dal retro.
modo che non si formi il buchetto, quindi il punto rimane chiuso. Facciamo di nuovo un diritto, anche se tutti i punti sono sul ferro di sinistro, di destra e il sinistro è libero, noi allarghiamo. Prima di passare al ferro successivo, prendiamo il nostro filo, possiamo prenderlo anche visto direttamente col ferro di sinistra, oppure possiamo fare così e posizionarlo, è lo stesso, e poi lo lavoriamo a diritto ritorto, in questa maniera. Ora, sul nostro ferro non abbiamo più i due punti iniziali, ma ne abbiamo quattro. Quattro diritti. Prendiamo il nostro ferro libero e facciamo lo stesso lavoro sulle due magliette successive, quindi un diritto, prendiamo il nostro filo da questa parte, un diritto, solleviamo il filo tra una maglia e l'altra e lo lavoriamo a diritto ritorto facendo il nostro primo aumento. E io lo so che è tutto un garbuglio di ferri, però di nuovo un diritto, e facciamo il secondo aumento prendendo il filo che abbiamo tra una maglia e l'altra. I nostri quattro punti sono sul ferro di destra. Filo, prendiamo il nostro ferro libero e lavoriamo di nuovo le due maglie più a diritto più i due aumenti. Cioè, in pratica voi quando lavorate il ferro, questi altri ferri dovete eliminare dalla visuale. Dovete pensare soltanto ai due ferri che state lavorando. Prendiamo il nostro filo, facciamo la prima maglia a dritto, 1, allarghiamo le magliette e solleviamo il filo per fare l'aumento e lo lavoriamo a diritto ritorto prendendolo dal dietro, siamo a 2, a diritto la maglia successiva e nuovo aumento prima di lavorare l'ultimo ferro, quindi eccolo qua, lo piazziamo sul ferretto di sinistra e facciamo il nostro diritto a ritorto. È ora di lavorare le nostre ultime due maglie del giro. Un diritto, un aumento, un diritto. Togliamo il nostro marcapunti, facciamo l'ultimo aumento prima di terminare questo giro, quindi solleviamo il filo tra una maglia e l'altra, lo
lo lavoriamo a diritto ritorto e posizioniamo il marcapunti proprio prendendo l'ultima maglia lavorata. Quindi abbiamo fatto il nostro secondo giro con gli aumenti, lavorato il quale abbiamo 16 maglie in totale. Aspettate che mettiamo un po' a posto tutto. Ecco qua. Abbiamo 4 maglie per ferro. Lavoriamo il terzo giro facendolo tutto a diritto. Quindi prendiamo il primo ferro di sinistra, iniziamo il nostro giro lavorando a diritto. 1, 2, 3, 4. Passiamo al ferro successivo. Uno, due, tre e quattro. Vedete, adesso i ferri non sono più sbilenchi, ma avendo più magliette su di essi, praticamente tendono proprio a restare in posizione. E non vi preoccupate perché riuscirete a farlo sempre meglio. Io adesso vi sembro quasi brava, perché non so quante volte ho disfatto e ricominciato per riuscire a fare questa partenza della copertina. Quindi non vi dico altro. Le ultime maglie del giro, prendiamo il nostro ferro libero e lavoriamo altri 4 diritti. 1, 2, 3 e 4. Spostiamo il marcapunti dal giro precedente alla maglietta che abbiamo appena lavorato. Il quarto giro presenta di nuovo degli aumenti, quindi faremmo lo stesso, un diritto e un aumento, ripeteremo su tutti i ferri. Un diritto. E un aumento.
un diritto e un aumento. Un diritto e un aumento. Cerchiamo di prendere bene la maglia, anche perché è un po' tirata. Ecco qua, passiamo dietro e la lavoriamo a diritto ritorto. Un diritto, questa è l'ultima maglia che abbiamo sul ferro di sinistra, ma non sarà l'ultima da lavorare perché resta da lavorare il nostro aumento. Quindi prendiamo il filo tra le due maglie e facciamo il nostro aumento. In pratica avremo 2, 4, 6, 8 maglie per ogni ferro. Continuiamo, spostiamo il ferro di destra, inseriamo il nostro ferro libero e prendiamo il filo e ricominciamo. Un diritto e un aumento. Un diritto. E un aumento. Un diritto. E un aumento. Un diritto. E l'ultimo aumento di questo passaggio. Allora, questo è il filo, la codina iniziale, la spostiamo. Prima di passare al ferro successivo, prendiamo il filo con il nostro ferro di sinistra e lavoriamo il nostro aumento a diritto ritorto. Ecco qua. Quando abbiamo 8 maglie, passiamo al ferro successivo. L'ultimo ferro, lavoriamo allo stesso modo. Un diritto, prendiamo il filo tra una maglia e l'altra in basso e facciamo il nostro aumento. Un diritto e un aumento.
un diritto e un aumento. L'ultima maglia del giro a diritto. Più l'aumento. Solleviamo il nostro filo, lavoriamo la maglia diritto ritorto. Ecco qua, e inseriamo di nuovo il nostro marcapunti. Mi raccomando, non dimenticatelo, questo è importantissimo, altrimenti non sappiamo più né dove abbiamo iniziato né dove abbiamo terminato. Ecco qua, vedete come il centro della copertina sta prendendo forma. Poi l'occhiellino centrale lo cuciremo, lo stringeremo per nasconderlo alla fine con un po' di filo. Bene, a questo punto, se sono riuscita a farvi vedere come iniziare questo lavoro, non dovete far altro che continuare seguendo la spiegazione per la lavorazione della copertina. Man mano che andrete avanti con la lavorazione, ovviamente le maglie aumenteranno, il numero delle maglie aumenterà. E dovrete quindi passare ad un ferro circolare. Allora, io ho iniziato questo campione con un gioco di ferri di 5 mm e mezzo. Ovviamente continuerò a passare le maglie quando saranno nel numero sufficiente su un ferro circolare da 40 cm, sempre dello stesso numero 5 e mezzo. Vi dicevo che andando avanti le maglie aumenteranno con tutti i vari aumenti. Ci troveremo a un certo punto al 24° giro con 96 maglie, oppure al 30° con 128 maglie. A quel punto avremo maglie sufficienti da poter utilizzare il ferro circolare. E dovremo fare in questo modo, semplicemente. Lasciamo da parte il quinto ferro, poniamo che io abbia raggiunto il numero di maglie sufficienti per passare al ferro circolare e iniziamo a lavorare in questo modo passando le maglie sul nostro ferro circolare. Quindi prendiamo il nostro filo e iniziamo a lavorare a diritto. Oppure se il giro successivo vi chiede di lavorare al rovescio, oppure un due diritti, due rovesci, insomma, fate in base al punto della spiegazione in cui vi trovate. Io vi faccio vedere la lavorazione tutta a dritto perché è più comoda. Quindi, mentre prima abbiamo lavorato con il ferro libero, il quinto ferro del gioco, per passare le maglie e quindi lavorarle, adesso andiamo direttamente col ferro circolare. Quindi lavoriamo a diritto le maglie del primo ferretto a doppia punta. Questa è una parte più semplice e quella che sinceramente dà più soddisfazione perlomeno a me, perché poi da questo punto in poi non avremo tutti questi ferri da giostrare in mano. Ecco qua, passiamo tutte le maglie del primo ferretto e lo eliminiamo, via. Passiamo al ferro successivo e lavoriamo le maglie
Ovviamente io adesso comincerò ad avere un po' di problemi con la tensione perché le maglie sono troppo poche da passare su un ferro circolare da 40. Ma voi lo farete quando avrete almeno 96-128 maglie. Vedete, già faccio difficoltà, però il meccanismo è questo. Lavoriamo tutte le maglie dei ferretti con il ferro circolare, passeremo tutte le nostre maglie sul cavetto e quando arriviamo a lavorare l'ultima maglia, metteremo il nostro marcapunti non direttamente sulla maglia come abbiamo fatto, ma lo inseriremo in questa maniera come il lavoro normalissimo di ferri circolari. Per marcare il nostro fine e inizio giro. Come vedete, andando avanti con il lavoro, si formerà questa specie di cappellino. E come ultima cosa, è ovvio che man mano che si andrà avanti con gli aumenti, ci troveremo a un certo punto a dover passare dal ferro circolare da 40 ad un ferro circolare da 80 centimetri, in modo che possano essere contenute tutte le maglie della copertina. Come vedete, il modello è molto carino perché ha una variante di punti, va. Andiamo dalla maglia a dritto, al legaccio, alle coste 2 e 2.